Allora, stasera si risuona dopo sta settimana surreale. Vorrei prima di tutto chiedervi di smetterla di andare sotto i post di Meneguzzi per insultarlo, perché adesso la rissa è finita e mi so anche difendere da solo. Inoltre, a tuo modo Pablo, hai dimostrato di avere una minima autoironia e poi sinceramente a me la storia del piccolo Pablo che va a letto col disco degli Articolo 31 mi ha fatto tenerezza e mi sono ritrasformato in Alessandro. Perché devi capire, Pablo, che io come Bruce Banner, quando mi incazzo mi esce il mostro, che non è un mostro, ma è il me stesso ventenne, che è idealista sì, ma anche stronzo ed ego riferito, ed è lui che mi ha protetto in questi 30 anni di music business. Quindi, caro Pablo, lasciando da parte le cazzate nostalgiche tipo ti ricordi i tempi delle Converse che sembrano robe pescate nei gruppi Facebook tipo noi nati negli anni, o quando dici tanta gente era d'accordo con me, adesso che ti ho dimostrato che altrettanta gente è d'accordo con me, forse è il caso che insieme analizziamo un po' la cosa. Primo, se io non avessi rilanciato con una story le tue critiche nell'intervista, si sarebbero perse, non sarebbero certe o diventate virali. L'ho fatto perché sapevo quello che sarebbe successo. E non l'ho fatto tanto per stuzzicare te, il Meneguzzi in sé, ma tutto l'insieme di persone di cui sei diventato in quel momento più o meno consapevolmente portavoce. Tutta quella sfera di scontenti della musica che a me ha rotto il cazzo, non recentemente, ma tipo dal 96. Vedi, le critiche che ci venivano mosse ai tempi di Tranqui Funky erano molto simili a quelle che arrivano oggi per Disco Paradise, o due stati fa per Salsa, o tre per Ostia Lido, o quattro per Senza Pagare, cinque Vorrei Ma Non Posto, sei Maria Salvadore, e via così indietro fino a Oi Maria del 93. Il problema è che io perdo la brocca quando sento parlare di canzoni fatte a tavolino. Ragazzi, se esistesse un tavolino, una formula, nessuno coi soldi o i mezzi per pagarsi queste fantomatiche spinte flopperebbe mai. Invece, nonostante i budget, capita anche ai big di non beccare la hit. Quest'estate è capitato a molti e anche a me è successo svariate volte, per esempio nell'estate di Una Voglia Assurda. Quello che odio e che non sopporto è che certa gente pensi che certe canzoni si facciano solo con in mente i soldi. Disco Paradise, quando me l'hanno proposta, mi è piaciuta proprio a livello viscerale. L'idea musicale del maestro Simonetta, che è un artigiano della musica, mica un'intelligenza artificiale di Skynet, era citare Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper, che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto nella storia della musica, anche se a livello di testo e di impegno non è che sia Redemption Song di Bob Marley, altro mio pezzo preferito di sempre. Ho pensato, che bomba, si può lavorare insieme con Jed e Fedez, che sono miei amici di vita vera, quindi con cui si scazza e si fa pace, e contemporaneamente gli artisti con cui ho firmato dei grandi successi, e poi con Annalisa, con cui ho già fatto un altro pezzo nel 2019. Perché? Perché sono suo fan dalla prima volta che l'ho sentita cantare. Ho detto, dai ragazzi, andiamo in studio e divertiamoci. E qui il punto. Per me sta cosa del pop che deve elevarsi, sperimentare, parlare di ideali, è una stronzata. Per carità, sì, lo può anche fare, ma io rivendico il diritto di scrivere anche per puro divertimento fine a se stesso, non avere pretese di nessun tipo, raccontare anche solo la gioia di vivere e di essere al mondo. E questo Disco Paradise lo fa benissimo. Sta cosa che è successa mi ricorda un po' la polemica contro i film Marvel che ha alzato su Scorsese, quando ha detto che non sono vero cinema. Beh, io mi sono divertito a guardarli i film Marvel e alla fine di Endgame ho pianto come un bambino. Quindi, se una cosa non ti piace, non la guardi, non l'ascolti, magari puoi dire che ti fa cagare ai tuoi amici o anche in un post, o lo scrivi se hai un blog o se scrivi su un giornale, ma se sei uno che lavora nello stesso campo e lo fai, fidati che 9 su 10 stai rosicando. Questo discorso poi non vale per i rapper, lì ci sono altre regole che non sto qui a spiegare nel 2023. Poi un'altra cosa. Ho visto tutti esaltati dalla stronzata di dissing che ho fatto in 3 ore. E tanti addirittura dicono, è così che ti vogliamo, ecco. Beh, io vi dico, di pezzi così ce ne sono in tutti i dischi che ho pubblicato, anche nei più recenti. E i veri fan lo sanno. Ma tutti gli altri giudicano solo i singoli.
perché ormai la gente ha la capacità di concentrazione di un criceto e sono loro per me la vera massa idiota, quelli per cui se i singoli vanno bene sono scritti a tavolino, se vanno male sono dei flop e ti danno del fallito. E tu lo sai molto bene, Pablo, perché quando c'eri tu con Vero Falso al posto della Disco Paradise te ne hanno dette di tutti i colori. Sei stato sfottuto dai giornalisti musicali che praticamente erano i boomer di Facebook di quei tempi e mille canzoni rap, però mai nelle mie. Vedi Pablo, oggi che sono rientrato in me stesso, mi piace pensare che abbiamo trollato entrambe le parti di questa massa social che è governata non certo dalle canzoni o dalle canzonette, ma dagli algoritmi. E magari da sta stronzata ne viene fuori anche qualche spunto interessante. Buona estate, caro.